Oggi passeremo insieme la giornata alla 114esima edizione della Fiera Agricola di Verona. Ci tenevo particolarmente ad andarci perché mi sono perso Agritecnica 2019 ad Hannover e di conseguenza qui potrò vedere molte delle novità che erano esposte ad Agritecnica. Ci troviamo allo stand di CNH per dare un'occhiata da vicino al nuovo Magnum 2020 di Case IH e al T8 Genesis di New Holland. Esteticamente all'esterno possiamo subito notare un design molto più aggressivo per il nuovo Magnum, con delle linee estetiche che richiamano un po' il family feeling introdotto da Case IH con gli Optum. Sotto il cofano troviamo il 6 cilindri da 8,7 litri FPT che può sprigionare fino a 435 cavalli di potenza. Oh, finalmente dentro la cabina del nuovo Magnum. È da le prime immagini che ho visto su qualche sito in America che ci volevo mettere piede. Ho aspettato veramente tanti mesi. Bellissimo, completamente in pelle, nuovo monitor ammontante, nuovo display e il bracciolo che dopo vedremo, diciamo, nel dettaglio su una posizione esterna. Ci sono veramente tanti portaoggetti in più, tante bocchette in più dell'aria condizionata. È cambiato il sistema per abbassare il volante, per regolarlo. Un design pulito, automobilistico, guardate quante bocchette d'aria condizionata. Visibilità per una macchina da 400 cavalli, veramente fantastica. Anche il tettino è cambiato, sta tutta una nuova disposizione per i comandi dell'aria condizionata, per le luci, per la regolazione degli specchietti. Guardate la luce appuntamento qui sull'ufficio da campo, è veramente una finezza. Luce LED interna alla cabina. È cambiato anche il pedale dell'acceleratore. La cabina è veramente spaziosissima. Quel monitor ad angolo, anche se sembra non è touchscreen, l'unico touchscreen è questo, che dopo, ripeto, vedremo nel dettaglio. Però è veramente, veramente una cabina rifinita nel dettaglio, davvero davvero di lusso. Complimenti a Case IH, bellissima. Allora, possiamo utilizzare questa piattaforma mobile per dare un attimo un'occhiata ravvicinata al nuovo bracciolo del Magnum 2020. Chiaramente è tutto in inglese qui in esposizione alla fiera, però possiamo comunque apprezzare lo schermo da 12 pollici, possiamo vedere le fotocamere, non so se si vedono, integrate, perfetto. Considerate che possiamo vedere la finestrella, eccola qua, espandibile a tutto schermo, eccola qua. È veramente moderno come impostazione, direi stile tablet proprio automobilistica. Possiamo addirittura fare un login, accedere con il nostro utente praticamente come un computer. Ci sono tutti i dati principali, tempo di lavoro, distanza, diciamo, totale del campo, consumo di gasolio. Ci sono poi tutti i dati riguardo la temperatura dell'olio idraulico, posizione del sollevatore posteriore, velocità del motore, qui chiaramente è una demo, ovviamente pressione della trasmissione, voltaggio della batteria, tutto quello veramente che può servire, tutto di più, addirittura galleria, radio, praticamente come un tablet, stessa impostazione, addirittura questo il telefono con i contatti, il tastierino numerico per telefonare, ecco. Qua abbiamo anche l'integrazione con il sistema satellitare, la mappatura del campo, la posizione del trattore all'interno del campo, tutti i vari livelli, la tracciatura, il perimetro. Possiamo chiaramente accedere anche da remoto a tutte queste funzioni, chiaramente anche da tablet. Possiamo letteralmente connetterci con il trattore in tempo reale, questo è essenziale. Manuale della macchina, video di istruzioni, tasto dei contatti con il numero, diciamo, del concessionario, il telefono, le ore della macchina, quindi posso veramente sapere tutto del trattore, questo della posizione del sollevatore nel frattempo.
Ogni finestra qui in basso mi mostra proprio una sezione di questo nuovo IntelliView a cui posso accedere. Facciamo anche una prova, adesso vediamo, posso sull'apposita sezione per configurare, diciamo, il trattore. Vedete, ad esempio, qua possiamo vedere altro, tutte le luci, tutto completamente impostabile, tutto settabile, la sezione dell'aria condizionata, setta temperatura, velocità della ventola, il defrost. Sulle opzioni configurabili del bracciolo posso, guardate, associare uno dei sei tasti con dei diversi colori. Posso associare un colore, ad esempio, vedete, del primo, voglio associare distributori posteriori a questo tasto, guardate, cambia colore, adesso è giallo, diventa rosso perché l'ho settato. Ora faccio quello B, stessa cosa, ecco che è diventato blu. Completamente configurabile secondo i miei usi. Ecco, dei distributori posteriori elettroidraulici, è veramente veramente adattabile a qualunque tipo di esigenza di lavoro. Eccoci qui, T8435 Genesis in allestimento Blue Power Smartrax, quindi praticamente il massimo che si può vedere su un T8435. Finalmente qui alla Fiera Agricola di Verona. Allora, la cosa più interessante, diciamo, dall'esterno, visibile dall'esterno, è la sospensione semiattiva idropneumatica Comfort Ride. Il meccanismo si vede qui. Ah, mi sono dimenticato di dirvi prima, guardando il Magnum, che la stessa identica sospensione idropneumatica è montata anche sul Magnum AFS Connect. Ecco, la potete vedere qui. Allestimento Blue Power per il T8, display non sul montante, display InfoView si chiama, ma qui sulla plancia del cruscotto. Diciamo che l'impostazione della cabina chiaramente è simile a quella del Magnum, con qualche piccola finezza, ecco, vedete qualche piccola differenza. Sempre comunque in stile automobilistico. Bello, veramente, veramente bellissimo. Veramente complimentoni a CNH per queste due splendide macchine. Speriamo di vederle quanto prima sul campo, ragazzi.